Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè, che discorrevano con Gesù. Prendendo loro la parola, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: «Questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo». E subito, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Questo primo venerdì del mese di agosto cade nella solennità della trasfigurazione, cioè della manifestazione anticipata della divinità del Signore nostro Gesù Cristo. Ed obbligo quindi meditare su questo mistero, perché non è stato solo il corpo di Gesù ad essersi trasfigurato, ma anche il cuore di Gesù, il cuore umano di Gesù, si è trasfigurato, si è manifestato come il cuore divino, come il corpo divino. Che cosa comporta il fatto che il cuore umano di Gesù è un cuore divino? Diamo qualche risposta. La prima risposta che possiamo dare è questa: il cuore umano è un cuore fragile, un cuore debole, vulnerabile. E così anche il cuore di Gesù lo vediamo soffrire durante la passione, lo vediamo infartuarsi nel momento della morte, che è stata proprio una rottura del cuore, e lo vediamo squarciato dalla lancia del soldato dopo la morte in croce. Questo cuore umano di Gesù attira sicuramente la nostra compassione e il nostro amore. Invece il cuore divino, che è visibile nella trasfigurazione, è un cuore forte, è un cuore invincibile, potente. Ce l'ha manifestato come profezia anticipata la visione di Daniele, questo figlio dell'uomo, cioè questo uomo divino che appare sulle nubi del cielo, cioè nel regno del soprannaturale, si presenta al Padre Celeste e che cosa riceve? Riceve potere eterno, gloria divina, regno indistruttibile, e riceve il servizio di adorazione di tutti i popoli. Ecco, questo cuore divino di Gesù attira la glorificazione e l'adorazione. E allora quali sono le conseguenze pratiche che possiamo tirare da questa visione? Se siamo in stato di debolezza, di sofferenza, di persecuzione, di malattie, di angoscia, di povertà, non dobbiamo lasciarci travolgere, non dobbiamo lasciarci distruggere da queste situazioni, da questi sentimenti. Se noi facciamo con cuore sincero la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, come oggi nella Messa, se ci mettiamo nel cuore di Gesù con questa consacrazione, è come se ci mettessimo dentro una fortezza indistruttibile, o come dentro un esercito invincibile, come dentro, come si dice, una campana di vetro o una stanza sterilizzata. Ecco, il cuore di Gesù è un cuore divino che ha proprio i poteri di Dio, contro i quali nessun potere di Satana o del mondo può prevalere e può vincere.
Quindi la consacrazione è veramente un rifugio nel cuore del Signore, come sicurezza di vita spirituale e fisica per noi. E così pure se ci affidiamo nella preghiera, se confidiamo con la fede in questo cuore divino che si è manifestato nella trasfigurazione, allora anche il nostro cuore umano diventa un cuore forte, un cuore combattivo, un cuore vincente su tutte le difficoltà, su tutti i dolori, le persecuzioni, le sofferenze, le malattie. Diventa un cuore di leone, come si dice, resistente e forte fino alla morte. E allora chi è veramente devoto del cuore di Gesù lotta sempre, non si scoraggia mai, non si abbatte mai, non cede mai, non rinuncia mai, invece è sempre vittorioso perché si unisce al cuore divino, trionfatore del Signore. Così deve essere un po' il nostro cuore nella nostra preghiera, con la nostra fede nel cuore del Signore. E la seconda conseguenza pratica è questa: anche i sentimenti umani del cuore umano di Gesù acquistano una dimensione divina, cioè diventano fortemente imperativi per noi, diventano una regola, una norma, un comandamento, una legge, con la stessa forza coercitiva, diciamo costrittiva, alla osservanza e all'obbedienza che ha Dio stesso. E guai se noi dicessimo, come Pietro, soltanto queste parole: come è bello, Signore, stare qui. Cioè, come è bello stare nei sentimenti del tuo cuore, nell'umiltà, nella mitezza, nella bontà, nella misericordia, nella pietà, nella tenerezza, nella sincerità del tuo cuore. Ecco, non è solo dire, dobbiamo dire come è bello, dovremmo anche dire e aggiungere almeno come è doveroso, cioè come è d'obbligo, come è essenziale e fondamentale per noi. Perché? Perché sono sentimenti non solo belli umanamente, quelli del cuore del Signore, ma sono anche imperativi, imperativi perché sono divini, e quindi la divinità comanda, dà legge, è imperativa. Come sono i sentimenti divini di Gesù, così dobbiamo avere dentro i sentimenti con la stessa forza che hanno i sentimenti del Signore. Ci devono veramente regolare, ci devono comandare con la stessa forza di Dio, con la stessa forza dei comandamenti. Il cuore di Gesù trasfigurato è un cuore divino. Preghiamo che sia davvero sempre normativo, esemplare per noi, ma in modo forte, non soltanto per dire come sarebbe bello questo cuore essere così come il cuore di Gesù, ma dobbiamo dire: devo essere così, il Signore me lo comanda, perché il suo cuore non è solo un cuore umano, ma è un cuore divino che deve dettar legge anche sul mio cuore, che deve davvero fare in modo che il cuore del Signore sia un vero esempio, ma una vera legge per i sentimenti del nostro cuore.